dicesse di Teramo ha risposto positivamente all'invito di Papa Francesco e lo ha fatto nel modo tanto caro al Pontefice, con i giovani. Circa 50 ragazzi provenienti dagli oratori e dalle parrocchie di tutta la provincia si sono uniti sugli spalti dell'Olimpico per sostenere i valori e i protagonisti della partita della pace. I giovani teramani hanno vissuto una serata memorabile. Oltre ad inneggiare alla pace e all'aver contribuito a questa causa benefica, dalla tribuna Tevere hanno potuto guardare con i propri occhi le giocate di fenomeni visti solo in TV. Maradona, Totti, Ronaldinho, Zambrotta, Di Natale, Crespo, Rui Costa sono solo alcune delle stelle che si sono esibite in questa serata. Nata per volontà di Papa Francesco, la partita Uniti per la Pace è stata promossa dalla Fondazione Internazionale di Diritto Pontificio Scholas Occurrentes, che insieme al CSI, Centro Sportivo Italiano, alla Comunità Amore e Libertà e all'Unitalsi hanno deciso di unire i propri sforzi per raccogliere l'invito di Sua Santità a giocare per la pace. Un periodo particolare dove la pace non è solo una parola, ma è realmente un bisogno vero. Pace nel mondo, ma pace anche tra persone. Ho saputo che i soldi che verranno raccolti per la vendita dei biglietti verranno dati in donazione alle popolazioni terremotate. Chi è quello che vi piace di più? Ronaldinho. Una bellissima iniziativa che chiaramente andrà ad aiutare le popolazioni colpite dal recente sisma di Amatrice, delle zone chiaramente limitrofe, quindi questo è lo spettacolo più importante che tutti auspicavano oggi. Attraverso iniziative del genere si mira a raggiungere uno scopo ben definito: migliorare le condizioni di vita di bambini, bambine e giovani delle periferie di tutto il mondo. Dai giovani recentemente colpiti dal terremoto ad Amatrice a quelli dei barrios marginali argentini. I protagonisti sono divertiti e hanno fatto divertire i circa 10.000 spettatori. La partita è finita 4-3 per la squadra bianca.